17, poi del 18 ha inaugurato un nuovo percorso della sua vita, candidandosi alla Camera dei Deputati, essendo eletta alla Camera dei Deputati, quindi è una ex parlamentare, questa è la funzione importante che volevo attribuire a Rossella, quindi rappresenta le istituzioni politiche di cui abbiamo parlato. E come parlamentare, diciamo, i vari governi del 2018 al 2022 si sono succeduti, si è fatta promotrice grazie alla sua expertise specifica, acquisita non solo con gli studi ma anche all'ambiente, con tutta una serie di proposte di legge, di cui io nella slide che tu non hai vista, forse l'hai vista, sì, ho citato, esatto, il Fishing for Meat, cioè una proposta di legge, ma anche ne hai, come puoi citare le altre che hai proposto, e questa è andata poi a termine, perché ha diventato poi fondamentalmente il sesso del cosiddetto decreto salva mare, in qualche modo. I pescatori, vado a dire anche proprio Rossella, nel pescare, come potete immaginare, trovano nelle loro reti non solo pesci, ma anche tutti i rifiuti che sono nelle acque, e in generale li portavano ovviamente insieme al pescato nei porti, ma dovevano poi togliere dalle reti e conferire alle discariche, dovevano pagare addirittura come fossero loro i produttori di quei rifiuti. Con questa legge, con questo decreto legislativo, il decreto legge, ma poi è diventato, diciamo, un'azione del governo, infatti ricordavo, questo non accade più, quindi sono addirittura favoriti, spronati a fare questo tipo di azione. Ma voglio raccontare solo più in dettaglio per dirvi quanto è rilevante l'azione proposta da questa azione di governo, certamente, ma anche alla base un'attenzione specifica che viene da chi ha proposto questa stessa legge. Ed è per questo che quindi è qui presente, non per parlare della legge, ma per raccontare questa duplice, almeno due, ne vogliamo evidenziare, due tratti specifici della sua biografia, sia appunto gli aspetti legati alle competenze ambientali, alle attenzioni, alla sensibilità su questi temi, ma anche un ruolo attivo istituzionale coperto fino a qualche mese fa. A te la parola, Rossella, grazie. No, grazie a voi, grazie dell'occasione. Vi vorrei raccontare come dal mio punto di vista questo cambiamento che raccontava Roberto Benaffro è stretto tra due specie, le farfalle e i dinosauri. Cioè la nostra società in questa aspirazione al cambiamento subisce due forze opposte e contrarie. Quindi farfalle e dinosauri, provo a spiegarvi il mio punto di vista, e lo faccio iniziando con un lavoro che voi dovreste conoscere in quanto aspiranti e sociologi, che dice: il mio interesse è che ci sia una disconnessione tra la scienza e la dimensione della minaccia che le persone menzionano sulla natura, il pianeta e il clima, e l'emozione che questo scatena. Quindi dovremmo essere persone estremamente spaventate, ma nonostante ciò sembriamo dormire abbastanza bene. Alex Langer, che è il fondatore dell'ecologismo italiano, dice: non basteranno la paura della catastrofe ecologica e i primi infarti o collassi della nostra società, ci vorrà una spinta positiva. Questo per dire cosa? Roberto lo diceva alla fine, no? Quando parlava di questo cambiamento che deve attraversare la società e che è compito e responsabilità di ciascuno di noi, che c'è una connessione molto forte tra le piccole azioni, tra i piccoli accadimenti e poi i grandi sconvolgimenti. E per fare questo, per raccontarvi questo, io ho preso una metafora di Edward Lawrence. Nel 1972 lui mandò una relazione in cui si chiedeva: può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? Ora, a dire il vero, lui si era dimenticato di mandare il titolo, parlava di ali di gabbiano, e a proposito di piccole azioni e di grandi sconvolgimenti, la metafora passò alla storia come appunto il battito d'ala di una farfalla che è in grado di provocare grandi cambiamenti. E quindi ho messo due copertine, diciamo, per portarlo anche in termini di romanzi, di scrittura e anche di cinema, in cui questa connessione tra i piccoli accadimenti e i grandi sconvolgimenti viene romanzata e raccontata. Io lo dico in positivo e in negativo, naturalmente. Allora, credo che sia fondamentale, ad esempio, quando parliamo appunto della connessione tra piccoli cambiamenti
e grandi sconvolgimenti, dire che chi avrebbe detto che un virus, probabilmente di origine animale, contratto da una persona su 8 miliardi, a proposito, oggi l'ONU sancisce che siamo diventati 8 miliardi di persone su questo pianeta, chi avrebbe mai detto che la contaminazione di una persona avrebbe sconvolto il mondo nel giro di poche settimane? E quindi diciamo, si tratta di analizzare la sensibilità dei sistemi dinamici complessi, la teoria del caos, la teoria della complessità, cioè sono tutti temi che attraverserete da sociologi. E a me piace molto portarli a una dimensione molto concreta per far vedere che sicuramente c'è l'indagine sociale, ma poi la concretezza con cui noi dobbiamo guardare le azioni riguarda molto appunto le cose che noi incontriamo nella società e nella vita di tutti i giorni. Allora, ci sono farfalle e dinosauri. Le farfalle sono quelle che anche con piccole azioni possono cambiare le cose, in positivo e in negativo. A me piace raccontare la parte positiva di questo cambiamento. E poi ci sono i dinosauri, quelli che provano a impedire questo cambiamento, perché è evidente che quello di cui noi stiamo parlando, la lotta ai mutamenti climatici, e Roberto lo racconta molto bene, raccontando questa storia della diplomazia climatica, le tensioni che ci sono tra l'aspirazione di abbattere le emissioni climalteranti e contemporaneamente mettere in discussione, guardate, il sistema economico, sociale, di potere, di geopolitica. Quello che sta accadendo con la guerra in Ucraina e in Russia ci ha raccontato quanto noi siamo dipendenti dal gas russo, no? E quanto questi anni di ritardo che ci portiamo sul cambiamento ci ha reso più deboli e più esposti. In questo caso non si tratta proprio di un battito totale di farfalla, si tratta di una guerra, ma insomma la violenza con cui ci ha investito e messo in crisi il nostro sistema ci racconta bene quanto siamo interconnessi, quanto la globalizzazione ci ha reso profondamente connessi. E allora, a proposito di piccole azioni e di grandi effetti, qui forse diciamo è una provocazione la mia, ho provato questo calcio con Giddens e con la teoria della struttura sociale, ovvero del rapporto tra azioni individuali e il funzionamento appunto della struttura sociale. E quindi, ad esempio, quando andiamo al supermercato e scegliamo la passata del pomodoro, la passata di pomodoro, dobbiamo essere molto consapevoli che la nostra scelta individuale, che sembra una banalità, una cosa che uno può fare senza ragionarci sopra, invece alimenta un sistema oppure l'altro. Se una passata di pomodoro la paghiamo un prezzo giusto, e qui ho provato a mettere un grafico che racconta quale dovrebbe essere il prezzo giusto per una passata di pomodoro, noi siamo in grado di alimentare un sistema che ad esempio parla di sovranità alimentare, a proposito di un termine molto moderno e attuale che entra anche nella polemica politica, che guardate non c'entra niente col sovranismo, col fascismo. La sovranità alimentare è una teoria, una pratica anzi che parla di territorio, di filiera corta, di qualità ambientale, di protagonismo dei cittadini e delle cittadine e di produttori, dei produttori appunto delle terre alimentari. Quindi questa connessione tra l'azione individuale e il meccanismo che si scatena. Quindi quello che noi dobbiamo fare come scienziati sociali, ma dal mio punto di vista come cittadini e cittadine, stabilire connessioni, fare delle scelte, produrre un cambiamento, partecipare a questo cambiamento, che è una propagazione, no? Di azioni e di sistematizzazioni. Allora, nell'epoca del mutamento climatico, della transizione ecologica, dal mio punto di vista, i patti totali delle farfalle sono i nostri stili di vita, di consumi, i nostri consumi, il nostro modo di produrre energia e il tornado in Texas invece sono appunto i mutamenti climatici. Anche qui, guardate, quando io ho iniziato a occuparmi di ambiente, avevo 22 anni, e quando noi parlavamo di mutamenti climatici parlavamo di ghiacci dell'Artico, del corso bianco che non si, era confuso dal cambiamento ambientale. Voi avete vissuto questa ultima estate, noi abbiamo raggiunto dei livelli di siccità inediti nel nostro paese, cioè la velocità con cui noi stiamo conoscendo fenomeni meteorologici estremi e contemporaneamente
ricadute pratiche dalla siccità appunto a poi magari piogge intense in piccolissimi, in brevissimi periodi, ci racconta quanto il mutamento climatico ormai è nelle nostre vite quotidiane. Quindi queste connessioni io credo che sia fondamentale averle bene in mente e riscoprire anche l'importanza dell'essere cittadini e cittadine consapevoli in un momento in cui appunto il mutamento dipende da ciascuno di noi. Qui vi riporto una frase di Ahmed Zaki Yamani, sceicco e storico ministro saudita, un signore molto ricco che ha sviluppato la propria ricchezza sulle fonti fossili, in particolare naturalmente sul petrolio, che però ebbe a dire una frase molto saggia: l'età della pietra non è finita perché sono finite le pietre, così l'era del petrolio non finirà perché il petrolio sarà terminato, ma perché sceglieremo di cambiare, perché ci renderemo conto, questo lo aggiungo io naturalmente, ci renderemo conto che quel modello diventerà largamente insostenibile. I mutamenti climatici ce lo raccontano in maniera drammatica. Questo per dire che dietro ogni mutamento c'è una scelta, e la differenza è proprio qui: capire se a quella scelta noi ci arriviamo perché siamo trascinati dai mutamenti climatici e dai disastri ad essi connessi, o se invece come sistema sociale siamo in grado di compiere una scelta consapevole e duratura. L'altro giorno è uscito un sondaggio Ipsos che racconta che il 33% degli italiani teme di perdere la propria casa a causa dei mutamenti climatici. Ora, Giddens ancora ci racconta che le difficoltà di vivere in una secolare cultura del rischio sono aggravate dall'importanza delle scelte e dello stile di vita. Anche qui io mi definisco un ecologista ottimista, seppur preoccupata, e quindi voglio cogliere questa connessione tra vivere nella società del rischio, vivere i mutamenti climatici, quindi dimensioni epocali di cambiamento, con la capacità di cogliere l'importanza dei propri stili di vita e l'importanza che queste cose hanno nella vita quotidiana delle persone, non solo in termini di paura e di preoccupazione, ma di nuovo di scelte. Guardate, noi viviamo in un paese in cui fino a qualche anno fa possedere l'automobile, cioè acquistare l'automobile, era di fatto una sorta di rito antropologico un po' tribale che tutti i maschi dovevano fare per giungere alla maggiore età. Insomma, non eri grande se non avevi l'automobile. Questa cosa è tramontata dal punto di vista culturale. Non solo, è vero, no, perché non, sono ventenni. Non solo il car sharing, la condivisione dei mezzi diciamo collettivi è un dato di fatto, un'abitudine, ma andare in bicicletta non è più da sfigati. Lo dico perché le manifestazioni fatte dalla Lega Ambiente, in cui noi andavamo in bicicletta, insomma, sembravano un po' dei boy scout mal cresciuti, quindi adesso non dico che è cool, però insomma non è più un disvalore, ecco, scegliere questo tipo di comportamenti. Che è successo? Io credo che nel frattempo si sia affermato, almeno in nuce, almeno in potenzialità, quella che io chiamo Green Society, perché i fattori di questa rivoluzione verde, come la chiama Roberto, hanno in sé un fattore cruciale. Non può essere un cambiamento portato avanti solo da un settore della società, c'è bisogno di una circolarità degli eventi e dei protagonismi che leghi la politica alle imprese, ai cittadini, alle amministrazioni locali. Quindi questa società circolare nelle azioni, nelle sensibilità, che ha anche un peso economico molto forte. La Fondazione Simola ci racconta, con i propri dati, che sono 531.000 e oltre le imprese italiane che negli ultimi 5 anni hanno investito in qualità ambientale. Questo ha generato fino a 3 milioni di posti di lavoro, i cosiddetti green jobs, e c'è una potenzialità di lavoro, di innovazione, che è tutta da sviluppare. Vi dico subito però che uno dei grandi problemi su questo fronte è che questa capacità di innovazione, a proposito di intersezionalità, che spesso ha un protagonismo femminile, cioè i brevetti in campo ambientale spesso hanno firme femminili. Vi faccio un esempio:
come dico io, negli anni 60 un uomo ha inventato la plastica, 50 anni dopo arriva una donna e ha risolto il problema. Katia Paschioli è l'amministratrice delegata di Novamont, che produce il Materbee. Tutti voi quando andate al supermercato usate i sacchetti di Materbee. Quello è un brevetto italiano che ci ha reso famosi nel mondo. Siamo stati i primi in Europa a bandire i sacchetti di plastica, per dire che questo è un paese che ha una capacità di innovazione fortissima, ma che spesso questa innovazione, e chi frequenta l'università in termini di ricerca sa bene, non ha diritto di cittadinanza, non ha cittadinanza, cioè c'è una capacità del paese di accogliere la trasformazione, l'innovazione dei giovani. Noi ci troviamo tanti, le cosiddetta fuga dei cervelli, è qualcosa di più drammatico del fatto che i nostri studenti che poi si formano qui perdiamo capitale umano, a proposito, che va all'estero a realizzare brevetti e progetti che nel nostro paese non trovano spazio. Quindi io credo che una delle funzioni forti che dovrebbe arrivare dalle giovani generazioni, peraltro diciamo le giovani generazioni anche italiane hanno l'indubbio merito di aver portato in piazza la lotta al mutamento climatico, cosa che a noi gli ecologisti non è riuscito. Il Fridays for Future, la mobilitazione generale che c'è stata, il tema del diritto delle future generazioni a vivere in un ambiente sano, che addirittura è entrato in Costituzione a proposito delle azioni svolte nell'ultima legislatura, credo che anche lì sia un tassello di questo mutamento che deve essere anche culturale. Contemporaneamente noi fortunatamente, come dico io, siamo in Europa, quindi abbiamo un Green Deal, cioè un piano di sviluppo verde per il continente europeo. Io credo che l'Europa, che è nata su un patto sul carbone e sull'acciaio, dovrebbe rifondare la propria identità proprio su una leadership internazionale sul fronte della transizione ecologica in termini di innovazione. Un continente povero di materie prime, soprattutto l'Italia, come il nostro, dovrebbe puntare sul riutilizzo, sul recupero della materia. Questo di nuovo passa per l'innovazione, la ricerca, i brevetti, i posti di lavoro. Quindi capite che c'è una scelta che trasforma la società in maniera importante. E quindi nell'era della transizione ecologica cambia tutto, cambiano i ruoli sociali, i modelli di produzione, gli stili di vita, l'accesso ai saperi. È un cambiamento necessario, ma che se non governato rischia di creare ulteriori diseguaglianze e fratture sociali. Io credo che quello che non si coglie fino in fondo è la profondità di questa rivoluzione verde, perché cambia tutto. Cambia ad esempio nel rapporto tra governo e governati alcuni assi fondamentali, il rapporto tra la scienza e la politica. Noi l'abbiamo visto con il Covid, la politica aspettava i dati dalla scienza per essere guidata, spesso si nascondeva dietro la scienza, e invece è fondamentale mantenere un ruolo distinto in cui la scienza alimenti le decisioni della politica, ma poi è la politica che deve scegliere. Questo vale per il Covid, ma guardate, vale anche per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti o degli impianti di cui parlava Roberto. Scegliere che piano creare per il paese, come noi come paese dobbiamo arrivare agli obiettivi che ci siamo dati a livello internazionale. Cambia il ruolo dei cittadini. Noi, se posso dire noi sociologi, se la professoressa mi consente, siamo abituati nelle teorie classiche a parlare di consumatori. C'è un pezzettino in più, diventiamo prosumer. I cittadini non solo smettono di essere semplici utenti consumatori, ma nel mondo dell'economia circolare diventano fornitori di materia prima addirittura, perché nel mio pinello, se io faccio una raccolta differenziata di qualità, alimento delle filiere produttive, divento fornitore di materia prima. Esattamente come le comunità energetiche diventano dei luoghi di indipendenza energetica, in cui i cittadini producono energia e su questo creano un nuovo modello sociale, una nuova coesione sociale, perché non è semplicemente condividere un pannello fotovoltaico, ma spesso quando si è bravi ci sono dei processi di partecipazione, proprio di coesione, di condivisione dei bisogni, che alimentano anche quella coesione sociale sempre più necessaria e sempre più preziosa.
e quindi i processi di partecipazione, l'accesso ai saperi, che è un altro tema fondamentale in un'epoca di social media. Noi sappiamo le fake news quanto viaggiano e quanto siano potenti nell'interrompere i processi di cambiamento, nell'impedirli. Vediamola anche in positivo: la condivisione dei saperi, la trasparenza, l'informazione sono elementi fondamentali per innescare il cambiamento. A proposito di modelli sociali, nel nuovo modello sociale proposto a questo punto, quello ecologico ed ecosistemico, proprio queste dimensioni di cambiamento che ho provato a raccontarvi, dal mio punto di vista, sono la ricetta più potente contro la rabbia sociale, l'astensionismo, l'individualismo e la base di una nuova coesione sociale. E qui vi riporto una frase di Chiara Saraceno, che secondo me coglie un punto essenziale. Credo che ci sia ancora in questo paese una ricchezza di persone che hanno voglia di fare, di mettersi in gioco, non solo rancorosi ma costruttivi. E io le chiamo farfalle, naturalmente. Passano per la partecipazione, per il dibattito pubblico, che è uno degli strumenti che ci si è dati per scegliere, ad esempio, dove mettere un'infrastruttura. In Francia lo fanno molto meglio, noi in Italia ne abbiamo preso solo un pezzettino e solo per alcune infrastrutture, ma questo dibattito pubblico, guardate, lo dico ai futuri sociologi, ha bisogno di tutte le scienze, perché non si tratta solo di capire la composizione geomorfologica di un territorio, si tratta anche di capire i bisogni di quel territorio e quindi una bella indagine sociale che ci spiega chi ci abita, quali sono i bisogni, quali sono le richieste, no, di servizi, ci pone a fianco agli architetti, agli ingegneri, ai geologi, con pari dignità e con la stessa capacità di fornire dati scientifici utili alle decisioni politiche. Ultima cosa, che è un appello, vi ringrazio per l'attenzione e mi auguro che tutti voi vogliate essere delle farfalle. Grazie. Grazie mille perché hai raccontato, a parte in maniera molto concreta, anche metaforica, il sapere sociologico un po' applicato. E abbiamo anche avuto modo di vedere come un parlamentare si accinga, anche se sei ex, ad illustrare alcuni temi. Forse